confermare, ma così non è stato. Avrei dovuto semplicemente unboxare i peluche acquistati nell'altro video, ma così non è stato. Perché dopo averli tagliati per vedere se all'interno contenessero qualcosa di strano, ho trovato una roba davvero sconcertante. Ah, finalmente sono arrivati i fantastici peluche acquistati l'altro giorno. E devo dire la verità, sono anche più belli di quello che pensassi. Ora sono un attimo sotto vuoto, sono tutti quanti schiattati, quindi dovremmo un attimo poi aprirli e vedere se sono effettivamente belli come sembrano o rimangono schiattati e brutti. Ma adesso vediamo di concentrarci su questa partita, perché poi la cosa bella è che se adesso andiamo a vincere, non solo andiamo ad aprire il primo peluche già ed è subito gol, ma poi andremo a fare anche una cosa molto particolare, perché io non li ho acquistati solo per guardarli, ma andremo a fare una sorta di esperimento, dato che ho letto una sorta di recensione alquanto strana sotto uno no, che cosa ha fatto quello? No! Cosa ha fatto? Si è mangiato uno dei gol più facili della storia! Ma non ci posso credere, ma non ci posso credere, ma vedete con chi devo capitare in team? Dimmi se è normale! Aspetta, adesso torniamo un attimo a quello che stavo dicendo, vediamo di vincere sta partita. Comunque, avevo notato un commento che diceva dentro i peluche c'è una roba dura. Ora non so bene perché l'ha tradotto male, l'ha scritto male, non mi ricordo quale lingua. Ora io non so se crederci veramente oppure no, ma a questo punto voglio vedere, sono curioso. E questo qua doveva per forza segnare con il trick se non era contento. Vabbè, l'importante è che abbiamo vinto. Star droppino raro per noi. E raga, io sapevo che era raro, me lo sentivo. Altro, epico! Mitico! Raga, ma che è sta roba? Oh, però Star se non mi davo un mitico da una vita. Lo andiamo ad aprire. Wow, 200 punti energia, grazie. Allora, ho rimosso un attimo il green screen perché è arrivato il momento di aprirli. Io direi di iniziare con questo Spike che sembra davvero carinissimo. Ovviamente è, come vi ho detto, è tutto quanto schiattato. Cioè raga, questo qua secondo me non respira da una vita. Ma adesso che lo stiamo andando ad aprire, vedete che sta iniziando di nuovo subito a prendere forma. Quindi scortolo corto. Io mi è volato in faccia. Eccolo. Wow. Raga, vi posso dire la verità, sembrava molto più carino tutto quanto schiattato. Così non è che sia chissà che. Poi è un pochino pieno di pieghe, insomma, vabbè. Però dai, raga, non è male, è carino, è molto puccioso. Non abbiamo pagato neanche troppo, quindi ti posso dire la verità, secondo me ci sta. Poi, se volete acquistare dei peluche che sono veramente fighi, li trovate nel link in descrizione, maxrandom.net. I peluche miei e di Baby Maxino sono limitati, quindi affrettatevi, acquistateli subito a maxrandom.net tutti quanti. Benissimo, quindi abbiamo aperto Spike, ma quello che dobbiamo fare adesso è andarlo a aprire. Ma come? Beh, con la forbice. Mi sento un vero diabolico. Allora raga, mettiamoci in posizione. Vedete che lo stiamo proprio penetrando dal buco del culo. No, poverino, poverino. Guarda lì come... Aspetta, però apriamolo da dietro. Apriamolo da dietro perché davanti voglio che rimanga carino. Guardate, gli andiamo a togliere proprio. Andiamo a fare un'operazione chirurgica. Vai, vai. Lo so ragazzi, è un peccato spaccarlo. Vi posso dire la verità, mi dispiace un po', ma noi stiamo facendo questo video per la scienza. E poi perché vi devo dire la verità, non è che io ci creda molto che ci sia effettivamente qualcosa qui dentro. Benissimo, lo abbiamo tagliato e guardate quanti cosi. Guarda qui. Raga, what the f... Raga, ma che cavo. No, fermi tutti. Fermi tutti. Una chiavetta! Una chiavetta dentro Spike! Ma perché si nascondeva una chiavetta qui dentro? No, aspetta. Allora, fammi mettere la mano, vediamo se si nasconde anche qualcos'altro. All'interno delle gambe non mi sembra. Nemmeno dentro, nemmeno sotto, nemmeno sopra. No, raga, non c'è nient'altro. C'è una chiavetta! E la cosa bella è che io Leon l'ho comprato dallo stesso venditore, quindi potrebbe essere che troviamo qualcosa anche qui dentro. No raga, questa è una sorpresa assurda.
Non pensavo! E vabbè raga, a questo punto dobbiamo mettere la chiavetta all'interno del mio computer. Quindi stacchiamo la USB. Io ho paura di metterla perché potrebbe essere di tutto. Potrebbe essere anche un virus. Potrebbe che mi stanno creando il computer. No raga, se mi stanno davvero creando, io poi come faccio? Questo potrebbe essere l'ultimo video, ma io lo faccio per voi. Mettiamo sta chiavetta. Perfetto, chiavetta inserita. Ma ci sono due file! Spike Dark Lord Origin My Real Identity. Raga, quale apriamo prima? Oddio, ma non pensavo di trovare sta roba. Ma questo è solo l'inizio, perché quello che troverò dopo all'interno di Leon è davvero raccapricciante. Vabbè, capiamo un attimo che cosa c'è qua. Spike Dark Lord Origin. Ma che cavolo! Ok, è un'animazione, probabilmente presa da YouTube. Ma forse perché vuole farmi vedere qualcosa? Ma raga, c'è Spike! E allora non è un caso che sia stata messa proprio dentro Spike. Guardiamola un attimo a questo punto. Allora, ok, qui c'è Spike che sta venendo preso da delle guardie, tipo. Lo stanno rapendo, l'hanno portato all'interno di una tower, di una torre. Guardate, lo stanno portando e Spike è triste, non sta ridendo per la prima volta. Ok, lo stanno portando, raga, mi sembrano dei laboratori. Perché questa è una faccia coperta? Povero Spike! Oddio, cosa sto vedendo, raga? Perché ho trovato sta roba all'interno del mio povero Spike? E mo? Gli stanno mettendo le mani addosso, no! Stanno torturando Spike! Povero Spike! Gli vogliono fare un esperimento, raga, con un raggio! No! No! E perché mi sta facendo vedere sta roba, raga? Io proprio non capisco! Cioè, mi ha dato Spike, e dentro Spike c'è la chiavetta con la storia triste di Spike, che lì c'è scritto Dark Lord, quindi forse, aspetta, se non sbaglio Dark Lord è una skin di Spike. Non sto capendo, raga. Voglio sapere le vostre teorie qui sotto. Spike si sente torturato. Poi con sta canzone sotto. Ma chi sono questi? Si agenti segreti, tipo. Spike sta piangendo perché lo stanno torturando. Gli stanno facendo del male, poverino. Oddio, no. Lo stanno elettrizzando. Povero Spike. Mi dispiace, raga. Spike è così carino e puccioso. Tu gli devi far del male. E adesso ha tipo... Oddio, si sta incattivendo. È come se stesse prendendo dei poteri elettrici. Oddio! Sta esplodendo tutta quanta la torre. Raga, sta cambiando. Raga, sta succedendo qualcosa. Spike se ne corre via. Va a vedere in questo buco che ha aperto. Incontra sempre quei tre agenti che chissà che cosa vogliono fargli. No, lo hanno ricatturato. Lo hanno ricatturato. Si sta trasformando. Oddio, e sta esplodendo la torre. E mo sta esplodendo seriamente. Ma proprio forte, raga. Guardate quante esplosioni, sta tremando tutto. Eccolo, il Dark Lord Spike. Ma intanto del povero Spike vero, che fine è stata? E questo, raga, non lo sappiamo. E il video finisce qua. È stato veramente, veramente strano. Ma potrebbe far riflettere, forse. Forse perché Spike ha una storia che tutti quanti noi ignoriamo. Però attenzione, perché nella chiavetta c'era anche un altro file. My Real Identity. Apriamolo, oddio. C'è un link. Raga, devo... No, io raga ho paura di aprire sti link, però. Devo aprirlo? Allora andiamo su Google, lo incolliamo, prepariamoci a tutto. Oh! No, questo è inquietante. Questo è inquietante. Cioè, il file si chiama La mia vera identità e mi manda un'immagine dove c'è Spike in una foresta oscura con il collo lungo, maledetto, inquietante. Non so se riuscite a vederlo perché è davvero brutto e tenebroso, ma raga, è orribile! Però c'è scritto un'altra roba, leggiamo. Per salvarmi devi vincere due sopravvivenza con il mio pupazzo in mano. Ma che roba è? Ma come faccio a salvarlo tenendolo in mano? Boh raga, non lo so, ma io devo davvero farlo? E facciamolo. E allora raga, ci pigliamo Spike, ci andiamo su sopravvivenza e dobbiamo vincere tutto il tempo tenendo lui in mano. Cioè, come faccio? Devo giocare con una mano? O basta che lo tengo tipo in braccio? Ma poi è tutto rotto, raga. Questo qua mi...
Mimì si spacca addosso. Vabbè, ci proviamo, dai. Salviamo Spike dalla maledizione del Dark Lord oppure dalla fabbrica. Povero Spike, a questo punto sono davvero davvero curioso di vedere che cosa troviamo all'interno di Leon. E raga, potrebbe esserci letteralmente tutto. Tutto, veramente. Io con Spike non è che sta per giocare tanto bene, sarò onesto con voi. Quindi facciamo molta attenzione, vediamo di sopravvivere più a lungo possibile, dato che dobbiamo vincere, non dobbiamo arrivare quinti o sesti. Quindi vediamo di giocarcela bene, anche perché ce l'ho comunque un rank abbastanza altuccio. Attenzione che lì ci sta Gort, che ha preso dei danni importanti dalla safe. Vediamo se riusciamo a danneggiarlo in qualche modo. Vai, 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 vai. Grande kill, grande kill, grande kill. No! No, Kit, no, Kit, no! Mannaggia! Abbiamo perso, non va bene! Noi dobbiamo vincerne due con Spike! Dobbiamo salvarlo! Raga, lo infisso nella cuffia, così posso impegnarmi il più possibile. Ce l'abbiamo qua! Spike, noi vegliamo su di te! Non posso più permettermi di sbagliare! Dobbiamo salvare Spike a tutti i costi! Anche perché, raga, vi devo dire la verità, in quel video mi ha fatto davvero, davvero, davvero pena. E attenzione a Dynamite, che fa davvero male. No, no, no. Andiamo via, andiamo via. Spike non si gioca buttandosi addosso alla gente. Bisogna stare più tranquilli, più chill. E bisogna farmare piano piano i power-up. Attenzione, perché qui ci sono due power-up buttati così al cacchius. Attenzione, bella kill per noi. Non pensavo di ammazzarlo così velocemente. Due rimanenti, scontro finale. Dai, che ci portiamo la prima a casa. Dobbiamo farlo per Spike. Impegniamoci. Eccolo lì, è un Carl. È un Carl. Vieni qui, aiaiai, che botta. Che botta che mi ha dato il signor Carl. No, dobbiamo subito recuperare vita, raga. Non possiamo arrivare secondi, non possiamo. Da, let's go! Let's go! E abbiamo vinto! Ma non basta, dobbiamo vincerne anche un'altra. Allora, concentriamoci, che prima sì abbiamo vinto, ma adesso dobbiamo vincere un'altra. E adesso potrebbe essere molto più difficile di prima. Let's go! Subito con la prima kill. Il mio Spike è avvelenato. Deve vincere assolutamente. Deve farlo per se stesso, per salvarsi. E noi dobbiamo aiutarlo. Allora, prendiamoci subito questi power up. Vai, 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 vai. Oddio! Oddio, che rischio, che rischio, che rischio. Qui buttiamo subito delle spinozze a Colt, che però, attenzione, bene, 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 l'abbiamo killato. Recuperiamo un attimo la vita, scontro finale, scontro finale. Eccolo, è un buster, è un maledetto buster. Let's go, l'abbiamo killato, l'abbiamo salvato. Spike! Come? Beh, questo non so dirvelo, ma io sono in buona fede. Per me l'abbiamo salvato. Star droppino super raro, star droppino super raro ancora un'altra volta. E adesso è arrivato il momento di Leon. Allora, un'altra volta, forbice alla mano. Vediamo che Leon è qui, piccolino, tutto quanto schiattato. Già subito come andiamo ad aprire il pacco, guardate come si va a gonfiare, incredibile. Eccolo qui! Oh, raga, vi posso dire? Leon forse addirittura quasi più bello di Spike, però bisogna vedere quello che contiene all'interno, se contiene qualcosa. Adesso voglio provare a toccarlo per vedere se sento qualcosa. Raga, io sento qualcosa. Aspetta. Raga, qui! Raga, qui c'è qualcosa! Guardate! Non so se si riesce a vedere dal video, ma qui ci sta qualcosa, proprio nella capa! Oddio! Oddio! E dobbiamo aprirlo per forza. Forbice alla mano, forbice alla mano. Ma prima di aprire Leon dobbiamo anche aprire questo, il portachiave di Brawl Stars, che ho acquistato sempre in quel video. Quindi giustamente ci troviamo, andiamo ad aprire anche questo. Vediamo che cosa abbiamo trovato all'interno. Oh, una mini Nita. Guardate com'è carina. Beh sì, ci sta, molto figa. La andrò a mettere da qualche parte. Qui bisogna farci una collezione. Ma non distraiamoci, ragazzi, perché noi abbiamo un focus principale, ovvero scoprire che cosa si nasconde qui dentro. Io ho paura di trovare un'altra chiavetta USB. Andiamolo a tagliare esattamente dietro la testa. Andiamo a creare una mini fessurina per vedere se all'interno si nasconde qualcosa. Andiamo a scavare piano piano. Raga, però aspetta, devo provare a farlo eruttare come ho fatto prima. Però non so, raga, non vedo niente. Oddio. Oddio. Oddio, raga, è veramente un'altra chiavetta. Questa è più piccolina, ma è un'altra chiavetta. Non ci posso credere. Non ci posso credere.
Dobbiamo mettere anche questa. Dobbiamo mettere anche questa. Che poi, raga, io mo mi sto esaltando, ma queste cose sono un po' spaventose se ci pensate. Perché dovrebbero esserci delle chiavette nascoste all'interno dei peluche? No, effettivamente è davvero strano. Ok, sto iniziando a preoccuparmi un po' più di prima, ecco. Andiamo a togliere l'altra chiavetta che adesso non ci serve più e andiamo a mettere questa. Leon Virus! Cosa? Cosa? Fermi tutti. Allora, vedo anche che all'interno c'è un'icona molto strana. E ora davvero mi sto iniziando a preoccupare. Perché, ok, prima abbiamo visto un video, abbiamo fatto una sfida. Sì, tutto divertente. Ma io non voglio scaricare nessun tipo di virus. Raga, devo farlo. Scrivetemi nei commenti se devo farlo oppure no. Ma io mi sento che devo farlo, raga. Oh mio Dio, speriamo bene. Non voglio distruggermi il computer. Oddio! Download Leon Virus Script e Safe Installation Leon Virus 2. No, io non voglio scaricare niente, raga. Ma perché sta roba si trova all'interno di un peluche? Non è normale. Cioè, sti peluche li vendono per far girare sta roba, raga. Ma allora, calma. Io direi, apriamo Leon Virus Script. Vediamo se c'è qualcosa di strano. In teoria dovrebbe essere lo script. Non dovrebbe esserci nulla di inquietante o nulla che si vada già a installare, credo. Vediamo se me lo fa aprire, tra l'altro. Cosa? Ma? Raga! Ma cos'è il Matrix? Ma che sono tutti questi numeri? Aiuto! Aiuto! No, non mi piace. Non mi piace affatto. Guardate, sta scorrendo all'infinito. Mi sta prendendo tutti sti... No, raga, non è normale. Chiudi. Però sono curioso. C'è il virus di Leon. A cosa serve sto virus? Non saprei. Oh, vado a cliccare download, credo. Oh mio Dio. Vado. 3, 2, 1. Vado! Leon Virus. Do you want to install the Leon Virus? Vuoi installare il virus di Leon? No, non ce l'ha scritta, no, raga. No, fatemi chiudere sta roba. Oh, ma ho cliccato X. No, raga. Io ho cliccato X e andato avanti. Leon Virus installed. No, non lo voglio. Verrà applicato a questo IP. Raga, ma questo è il mio IP. Che vuol dire? Ma che cosa fa sto virus? Mi prende il computer, mi prende il mio account di Brawl Stars. Non lo so. Oh, mamma mia. X, 99% rischio ban. Raga, ho fatto davvero il danno. Porca miseria, non ci posso credere. Ma di cosa? Ma nell'account di Brawl. Your Leon is getting hacked. Il mio Leon? Cioè, mi sta hackerando il Leon. Non puoi più tornare indietro. Dovrei fare quello che ti dico se non vuoi trovarti nei guai. Oddio! Ma... Raga, sta scrivendo da solo. The virus has been... No. Ma che è sta roba? Ma non scrive più, si è bloccato? Raga, si è tipo impossessato il computer. Ah! Oh! Has been installed most complete installation and... Raga, è tutto confuso, non si capisce niente. È tutto strano. And you want to be banned immediately and opened the... Raga, non si capisce niente. È come se fosse entrato veramente il virus all'interno del mio computer e ha scritto tutto strano. Avete visto che scriveva da solo? Avete visto? Open the safe install Leon Virus 2 file. Quindi ci sta. E raga, effettivamente sì, ci sta. Safe install Leon Virus 2. Sarebbe questo file qui. Leon installation 2. Lo devo aprire. E mamma mi ha detto che sono obbligato, se no vengo bannato. Credo, perché per quello che ho capito. Oh mio Dio. Io sono pronto a tutto, raga. Sono pronto a tutto. Anzi, prima voglio vedere una cosa. Andiamo un secondo su Brawl Stars. Perché lì ha detto che l'installazione era quasi completata. Ma ora vorrei capire se è successo qualcosa al mio Leon. Se è stato creato in qualche modo. Se ho paura di cliccarlo, raga, vi giuro. Fammi vedere skin. Non ne ho nemmeno una. Ok, tutto
Tutto normale. Tutto a posto? Raga, mi viene da dire facciamoci una partita, vediamo se è successo qualcosa a Leon. E poi ricordiamoci che dobbiamo aprire quel file, se no veniamo bannati. Ma effettivamente ora che ci penso, non è che giocando sta partita tipo l'anti-cheat mi becca e mi banna. No, No, attenzione raga, stiamo attenti. Porca miseria, questo è un guaio raga. Questo è un guaio enorme, veramente. Ma in che guaio mi sono cacciato? Vabbè, abbiamo vinto il round. Per il momento non mi sembra niente di strano. Forse perché non si è installato correttamente come ha detto prima. Quindi effettivamente non c'è nulla di strano. Potrebbe essere. Allora, in teoria dai, manca soltanto uno e abbiamo vinto la partita. Si è bloccato? Non mi fa cambiare visuale, non ho capito se abbiamo vinto oppure no. Non ci credo, abbiamo perso. Ultimo round, oh, vediamo di vincere. Se no magari facciamo incazzare il virus. Non lo so, non so veramente che cosa pensare. Aiuto! Sono morto come un pirletto. Sono morto come un pirletto, veramente. No, non mi dire che perdo. Raga, questa è l'ansia perché non sono riuscito a giocare bene, ma per niente. Vediamo sto Mortis che cosa riesce a fare. Oddio, ho già fatto una kill. Potrebbe fare anche la seconda. Non ci credo se la claccia. L'ha clacciata. Wow, non ho parole. Però il mio Leon sembra tutto normale per il momento. Avremoci 6 star droppini, epico. Andiamo via da Broly il prima possibile, non voglio fare danni. Apriamo sto file. Vado. Oh! Raga, your PC get hacked. Cosa? Fermi tutti. Raga, mi ha aperto 20.000 pagine di qualsiasi cosa. Non so se avete visto. Non ci posso credere, raga. Io lo sapevo. Devo denunciarlo per forza. Cioè mi ha messo un virus dentro Leon, che era una scusa, che poi mi ha creato il computer. Oh mio Dio. Ma non ci credo. Ma non ci posso credere. Perché si è aperto, cioè tra tutte le pagine si è aperto anche Paint e c'è scritto prank. Raga, io veramente non so cosa pensa. Perché? Perché? Chiedo solo perché mi hanno fatto cacare sotto. E immagino che come me vi siete cagati sotto anche voi. Ma raga, sta roba è fuori di te. Vabbè, tutto è bene, quel che finisce bene. Non voglio saperne più niente di sti due maledetti peluche. Noi ci vediamo in un prossimo video. E ciao!